Ciao amici! Sono appena tornata a casa dal parrucchiere e hanno fatto un miracolo, il taglio dei miei sogni. Non so se vedete che adesso hanno tutti lunghezza diversa, cioè ha molto più senso adesso questo taglio corto e si gira molto meglio. Certo, io non sarò mai in grado di replicare questa piega fantastica che mi hanno fatto, però sono contenta! Sono contenta perché finalmente non ho più quelle tendine dritte, ma c'è un po' più di movimento e spero che sarò in grado di gestire il tutto, cosa non scontata, vedremo. Ma intanto ciao e benvenuti al nuovo reading vlog del weekend. Come state? Io ho passato una settimana un po' blah, posso dire, quindi questo weekend deve essere di ricarica, di lettura. Devo anche editare tantissimo perché sono indietro e ho girato qualche video che devo necessariamente editare questo weekend e soprattutto leggiamo, però, perché adesso vi dico. Durante la settimana, quando ho finito, cos'era? Cosa ho finito di recente? Stella Maris di McCarthy, che mi è piaciuto, però nemmeno troppo, se devo essere sincera. L'ho trovato un po' lento da una parte, molto interessante lato caratterizzazione del personaggio, ma anche un po' piatto perché era tutto in forma dialogica. Questa protagonista, che sarebbe Alicia Western, che interloquisce nell'istituto di Stella Maris, che è appunto un istituto psichiatrico, e interloquisce con il suo psichiatra. Ovviamente si dà anche una visione, una prospettiva diversa rispetto al rapporto che sussiste tra Bobby Western e Alicia Western. Il passeggero, avevamo visto la versione di Bobby e qui vediamo la versione di Alicia, però è tutto dialogico, è tutto dialogico, e per quanto riuscito magnificamente, secondo me perde un po' in termini di struttura perché è tutto un continuo botta e risposta. Diciamo che una volta finito quello sono rimasta un po' così, cioè non sapevo che cosa leggere, quindi ho fatto una selezione di titoli. Ho preso, vabbè, Gita il faro di Wolf, che tengo sul comodino perché voglio iniziarlo ma ancora non ho avuto modo, Quando abbiamo smesso di capire il mondo di Labatutto, e poi ho preso Onetti con Il cantiere, e alla fine ho iniziato questo. Sono arrivata a pagina 70 di 220. È un libro veramente molto molto strano, perché praticamente si basa tutto sulla capacità di raccontarsi delle bugie, cioè bugie vere e proprie, e cercare per quanto possibile di rendere queste bugie la nostra realtà. Veramente strano. Onetti è un autore uruguaiano che puntavo da un po', non sapevo da cosa iniziare, tra l'altro è edito dai miei amati Sur, quindi quando sono andata a Bologna mi ricordo che avevo selezionato uno o due titoli, alla fine sono andata per Il cantiere perché era quello che aveva la premessa più interessante. Però questo weekend stavo pensando se non iniziare un libro piccolino, magari leggere un libro e quindi diciamo creare una piccola bolla di lettura in cui leggere un libro dall'inizio alla fine nell'arco di un weekend, e ho preso in mano Quartet di Jean Rhys, che è un libro che ho preso ad Oslo, a quella libreria bellissima Eldorado. In italiano è Quartetto, edito ad Elfi come tutti gli altri libri di Jean Rhys. Jean Rhys è più famosa per il suo capolavoro che è Il grande mare dei Sargassi, in cui dà una prospettiva completamente nuova a Jane Eyre, parlando dalla prospettiva della moglie di Rochester, si chiama il protagonista? Penso di sì. Voglio leggere anche quello, ma questo mi ha catturata perché siamo nella Parigi degli anni 20 e 30, che è, se qualcuno conosce i miei gusti un minimo, sa che Festa Mobile è uno dei libri che più mi ha rubato il cuore, perché io adoro quelle atmosfere, adoro quella Parigi, adoro quel momento storico, quell'entusiasmo, quella voglia di scrivere, di creare, di essere qualcuno, di diventare qualcuno, insomma lo amo. Questo libro parla di Maria che vive a Parigi, è felice a tutti gli effetti, finché il marito non viene arrestato e lei si ritrova praticamente sola, senza un soldo, e viene in un certo senso adottata da questa famiglia invece molto benestante di origine inglese che si chiama The Heidlers, che ovviamente chiederà qualcosa in cambio. E sono stata catturata anche dal retrocopertina, che dice: "Set against a background of winter wet streets and smoked filled cafes, Jean Rhys's first novel is both poignant and disturbingly intimate in its vivid depiction of a woman on her own." Quindi parliamo di strade bagnate invernali, parliamo di caffè pieni di fumo di sigaretta, insomma
non lo so, mi ha catturata e quindi non vedo l'ora di leggerlo e potrei quindi iniziarlo questo weekend. Ecco, come sempre ho parlato fin troppo, quindi benvenuti a un nuovo vlog, ragazzi. C'era troppo una bella giornata però non approfittarne oggi, quindi siamo usciti e siamo stati fuori anche un bel po', però adesso tornata a casa, mi sono sistemata e messa comoda, quindi nessuno ci toglierà una bella sessione di lettura, anche perché devo ancora iniziare Jean-Rhys, perché alla fine abbiamo deciso di camminare piuttosto che stare seduti al caffè a leggere. E quindi niente, lo inizio così almeno posso darvi anche le mie prime impressioni. Ci prepariamo anche una bella tazza di tè, però, tipo un bel qualcosa di molto speziato, tipo lo yogi tea, ci sarebbe da Dio, per accompagnare la nostra lettura, perché lo sapete ormai, deve esserci sempre una bevanda calda vicino a me. Sono arrivata a pagina 22, però adesso mi devo fermare perché devo preparare la cena. Ma, prime impressioni, mi sta piacendo molto come scrive Jean-Rhys e come mi aspettavo è abbastanza intimista, diciamo. Mi aspettavo che Maria narrasse in prima persona, invece c'è un narratore in terza persona che ci sta, è il primo libro di Jean-Rhys, quindi nessun, come dire, fuoco d'artificio per quanto riguarda la struttura e il punto di vista, però in generale mi sta piacendo. Le atmosfere sono esattamente come me le immaginavo, cioè Parigi, anni 20, e c'è questa donna, Maria, molto bella, che cammina per le strade e guardando di Montparnasse, tra l'altro, e guardando le vetrine gli viene una improvvisa tristezza e quindi se ne va nello studio della sua amica artista e che le presenta questa coppia di commercianti d'arte che sono gli Adleys, che avranno poi un ruolo fondamentale nella storia. È stato raccontato anche come questa ragazza Maria abbia conosciuto il suo attuale marito, che è Stefan Zelli, di origini polacche, di come lui abbia rappresentato per questa ragazza che aveva tanta paura del futuro e senza un quattrino, abbia rappresentato una sorta di solidità, anche se poi l'ha portata a vivere a Parigi in un albergo di Montparnasse. Ad un certo punto viene arrestato per frode, perché evidentemente lui era un commerciante d'arte altrettanto e viene arrestato perché... non si capisce bene perché per il momento, ma viene arrestato per frode, quindi immagino per falso, per aver venduto dei falsi, quindi ottime premesse di solidità. Però per il momento mi sta piacendo molto e sono proprio curiosa di vedere come si svilupperà, anche perché per il momento il signor Hadley mi ha dato proprio un'orribile impressione e ha dato un'orribile impressione anche a Maria, e considerato che lei all'inizio diceva sempre che si aspettava una catastrofe da questo nuovo marito, Stefan Zelli, un istinto che poi ha un po' sotterrato perché tutto sommato si considerava felice, devo dire che il suo istinto non sbaglia, quindi se lei ha visto una sorta di brutalità in questo signor Hadley, secondo me ci ha visto giusto.
luce tremenda. Mi sono resa conto, editando anche l'ultimo vlog, cioè editando quello precedente, l'ultimo, che è tipo da due vlog che continuo a ripetere che ho bisogno di un nuovo fard. Poi però non vi ho mai parlato di quello che ho preso, che peraltro mi piace molto, che è questo fard in... sembra un lucidalabbra in realtà, ed è di Rare Beauty. Mi piace un sacco l'effetto, mi piace un sacco sia il colore, che è Joy Blush, sia l'effetto, molto intenso, molto bold, questo è da dire. E si scioglie perfettamente, anche se all'inizio dà un effetto un po' shock, però si scioglie perfettamente. È stupendo, il colore è stupendo, soprattutto con il rossetto rosso, sta da Dio. Buongiorno, oggi ho dormito tantissimo perché ieri siamo tornati tardi e questa mattina rise and shine dall'alto delle 11 del mattino. Questo significa che sono già le 3 del pomeriggio, io ho pranzato velocemente con un paio di uova. Questa giornata è una di quelle giornate un po' inutili e non va bene perché ho un sacco di editing, oggi devo editare ma tipo come una matta e... però volevo anche fare un aggiornamento di lettura perché ho letto... dov'è? Oh. Perché sono andata un po' avanti, non penso di riuscire a finirlo, vediamo stasera, ma sono solo a pagina 65 su 150, quindi sono quasi a metà, ecco, di Quartet, che mi sta piacendo molto e mi sta mettendo anche però una malinconia molto sentita, perché si racconta di una giovane donna a Parigi che a un certo punto si vede crollare tutte le sue certezze, una donna che non ha famiglia dietro le spalle, una donna che... quindi si sente alienata e non sa materialmente come stare a galla se non attraverso gli uomini. E non è una malinconia giudicante, cioè è assolutamente priva di giudizio, è una malinconia perché, anzi molto, molto intensa, molto sentita, proprio perché mi spinge a chiedermi quali sono le alternative e faccio fatica a trovarle anch'io. E mette tristezza però che Maria debba trovare la sua solidità, la solidità della sua vita tra le braccia di un uomo, che solo perché un uomo riesce a costruire o a dare una parvenza di sicurezza, di solidità. Ed è quello che è successo quando ha incontrato il marito Stefan ed è quello che sta succedendo adesso che la famiglia Adler l'ha praticamente adottata. Cioè, adottata è un termine che però qui non funziona molto. Le ha offerto una via di fuga, le ha offerto ospitalità in casa loro e questo purtroppo nella società patriarcale e maschilista in cui viviamo ha delle strings attached, quindi porta con sé delle conseguenze. Si viene a creare questo strano triangolo tra Maria, Lois, Hadley e... non mi ricordo neanche come si chiama il signor Hadley, ma il signor Hadley, una persona anche grande, che quindi ha la sua età e che impazzisce, diciamo, quando si trova questa ragazzina, come Maria, in casa. E addirittura il tutto sembra quasi un stratagemma ideato dalla moglie, quindi da Lois Hadley, per scaricare le attenzioni del signor Hadley su qualcun altro invece che se stessa.
Ha senso questa cosa? Non è esplicita, però questa è l'idea che mi sono fatta io. Il tutto però sullo sfondo di una Parigi delineata in modo vividissimo, che è la stessa di Festa Mobile alla fine, quindi una Parigi scintillante, fervente anche con quel fervore intellettuale di quel periodo, ma qui c'è un altro aspetto che viene fuori, perché è anche sordida. La Parigi degli artisti, ma anche la Parigi un po' sporca, delle cose che si mettono sotto il tappeto. E vengono citati anche tanti posti erano già stati citati in Festa Mobile. L'unico parallelismo che si può fare tra questi due libri è Parigi, che sia chiaro, perché sono due libri che non c'entrano assolutamente nulla l'uno con l'altro, però riconoscere la Closerie de Lilas, che era citata anche in Festa Mobile, questo è ambientato quasi interamente a Montparnasse, dove viveva Maria con Stéphane, quel marito, e dove poi va a vivere anche con gli Hadley, dove incontra tutti i suoi amici artisti, eccetera eccetera. Mi sta piacendo molto, faccio un po' fatica con questo inglese perché lei è appunto inglese british e non americano, e questo si sente parecchio, perché la costruzione della frase e le parole scelte non sono sempre, diciamo, corrispondenti alla versione americana, e quindi di conseguenza ogni tanto rallento perché magari una o due frasi devo rileggerle più volte per capirne il senso. Adesso però cerco di fare qualcosa della mia giornata, perché non ho fatto assolutamente nulla oggi, che ci sta, è anche domenica, ci riposiamo eccetera eccetera, però ho un po' di cose che devo fare oggi perché non posso farle nel resto della settimana. Devo assolutamente passare al supermercato a comprare un paio di cose, tra cui il caffè. Abbiamo finito il caffè, tanto che questa mattina ho dovuto farmi il cappuccino invece del mio classico caffè americano, perché con la capsula e l'anespresso che avevo finito il caffè, e devo prendere il latte. Volevo anche fare una torta di mele e ho trovato una ricetta che sembra buonissima, e quindi voglio andare a prendere le cose necessarie, le cose che mi servono per farlo. E poi assolutamente devo mettermi a editare un po', perché ho troppo materiale non editato e non va bene, perché poi non riesco a caricare il materiale successivo e è un gran casino. Risorge 4 ore dopo in cui 4 ore dopo in cui sento me stessa parlare e odio la mia voce profondamente, non la sopporto più, basta. Quindi direi che that's it, sono tipo le 7:30 tra l'altro, quindi è anche arrivato il momento di preparare la cena, direi. Lo so, adesso vediamo se ho voglia di preparare anche la torta, perché ci starebbe avere una torta durante la settimana, un dolce per fare colazione o da mangiare dopo cena. No, forse dovrei autocaricarmi così. You're a very attractive person. Grazie di esistere, Nora Ephron. Grazie di esistere. Amanda never said how attractive you were. Well, maybe she doesn't think I'm attractive. Just
pausa pranzo di oggi passata a leggermi un po' di background su Quartet e i riflessi che, della vita di Jarris che ci sono al suo interno, e pare che questo libro abbia molti più riferimenti autobiografici di quello che mi aspettavo, nel senso che io pensavo che lei fosse partita soltanto dal presupposto che il marito fosse andato in prigione e lei si era trovata da sola a Parigi, ma a quanto pare le cose sono più juicy di quelle che sembrano, e quindi adesso facciamo un momento gossip, ok? Perché a quanto pare Jarris era sposata, è stato il suo primo marito, con questo giornalista che si chiamava Jean Langlet, che dopo aver girato in lungo e in largo per l'Europa si è trasferito a Budapest e a quanto pare ha utilizzato i soldi della commissione per fare delle speculazioni sulle valute, quindi ha frodato questa commissione utilizzando soldi che non erano suoi, e proprio per questo ha dovuto scappare da Budapest e si è rifugiato ovviamente con la moglie Jarris a Parigi. Sfugge a un'accusa di appropriazione indebita e a Parigi lo fa di nuovo e viene nuovamente accusato di appropriazione indebita, e a questo punto però a Parigi viene arrestato e Riss quindi si trova da sola a Parigi con il marito in prigione. E indovinate un po' chi l'ha presa a casa? Premessa è che Jarris era a Parigi nel periodo della Café Society, e quindi nella Parigi più bohemienne che riuscite a immaginare, cioè, come vi ho detto, quella di Ernest Hemingway in Festa Mobile, ok? Quindi immaginate quelle combriccole, Gertrude Stein, Alice Toklas, Ernest Hemingway, insomma quella combriccola, tra cui c'era anche Ford Madox Ford, che personalmente io ammetto di non aver mai letto, ma che conosco proprio perché c'era un suo ritratto, un suo episodio in Movable Feast, dove Ernest Hemingway praticamente lo incontra in un caffè e tra l'altro non sembra che gli stesse particolarmente simpatico. Insomma, è proprio Ford Madox Ford, che in quel periodo era sposato con Stella Bowen e vivevano entrambi a Parigi, a prendere in casa Jarris. E tra l'altro Ford Madox Ford era anche il fondatore della rivista The Transatlantic Review, che è stata una rivista comunque di un certo peso in quel periodo, e Jarris l'aveva conosciuto proprio perché stava provando a pubblicare alcuni dei suoi racconti appunto sulla rivista, sulla Transatlantic Review, e poi infatti così è stato. Il primo racconto di Jarris viene pubblicato proprio sul Transatlantic Review e si chiama Vienna. E la cosa è ancora più in un certo senso disgustosa, proprio perché Ford è stato il mentore di Riss. E quando poi Riss è andata a vivere con Ford e Bowen, ha appunto iniziato un affair, un vero e proprio affair con Ford, con, pare, la tolleranza o il benestare di Bowen, di Stella Bowen. Raga, questa è la trama di Quartet, cioè non so che dire. Anche perché, soprattutto all'inizio, Bowen, che poi corrisponde in realtà a Lois in Quartet, tratta proprio Jarris o Mado, nel caso di Quartet, come se fosse la sua bambola, quindi la veste, la trucca, la fa apparire in un certo modo, se la porta in giro come sua dama di compagnia, le fa conoscere tutte le persone che contano, la porta nei caffè, la porta nei ristoranti più in, o comunque nei ristoranti quelli frequentati proprio dal circoletto di Parigi. Era un po' la sua protetta, e esattamente come è successo in Quartet, dopo un po' dall'essere la sua protetta proprio per il rapporto che aveva con il marito, con Ford, è diventata un po' la sua rivale, e quindi da lì è, diciamo, scaturito tutto il dramma, no? Il motore della storia, cioè il fatto che le cose non stavano più bene e che quindi Jarris si è trovata a fare, non si è trovata a non essere più parte del trio, ma a fare la terza incomoda. E per completare il quadro di quanto sia accurata questa depiction di Quartet, di quanto sia accurato il quadro descritto, è uscito Langlet, che era il marito di Jarris, dalla prigione, e è dovuto, ovviamente è stato espulso da Parigi dopo aver scontato la sua pena, ed è andato in Olanda, esattamente come in Quartet. Quindi questo è veramente più un memoir, si può chiamare più un memoir che non un'opera di fiction. Eppure questo trauma, questa esperienza assurda ha fatto proprio da catalizzatore per la carriera artistica di Jarris, perché Quartet è stato proprio il libro che l'ha lanciata poi sul panorama letterario, su cui appunto poi ha scritto anche altre cose, tra cui Il grande mare dei Sargassi. E mi sento male perché a quanto pare, leggendo la pagina di Wikipedia di questo libro, capisco che tutti
i personaggi, a parte Stella Bowen che appunto non ha scritto nulla al riguardo, posso immaginare perché, cioè anche Ford ha scritto un'opera letteraria che si basava proprio su questi episodi, descrivendo tra l'altro Rhys nel suo personaggio immaginario, nel suo alter ego romanzato, come una giornalista isterica e drunken, come dire, sempre ubriaca, che lui chiama Lola Porter, che ha usato il personaggio di Ford per i suoi scopi. E pare che anche Lenglet abbia scritto, che era il marito appunto di John Rhys, abbia scritto la sua versione dei fatti con uno pseudonimo, cioè Edward Deneuve, e l'abbia pubblicato in olandese, in francese e in inglese. Io mi sento male quando leggo queste cose, impazzisco. Bellissimo. Comunque, adesso ha tutto un altro contorno, diciamo, la lettura di questo libro. Tra l'altro sono quasi alla fine, mi mancano una trentina di pagine, sono a pagina 120, quindi poi vi aggiornerò. Devo prepararmi la cena. Ma volevo anche parlarvi di Quartet di John Rhys, che ho finito oggi praticamente, darvi giusto le mie ultime impressioni. In linea generale mi è piaciuto molto perché alla fine è un stud girl's book, quindi parla di questa giovane donna spersa ma ambientata nella Parigi del dopoguerra, quindi negli anni 20 e 30, tra gli anni 20 e 30, che è uno scenario di Parigi che mi affascina sempre tantissimo, la Parigi di Festa Mobile. Sono contenta tra l'altro di aver letto qualcosa di John Rhys, e in questo libro secondo me si nota che ha delle intuizioni veramente interessanti nel modo di scrivere, nella sua scrittura, che tra l'altro, essendo questo il suo primo romanzo, devono esserle in qualche modo innate, quindi non derivanti necessariamente dall'esperienza. Sicuramente, come emerge anche dalla postfazione, Ford Madox Ford è stato un grande mentore per lei, nel senso che le dava anche consigli di stile, le svelava qualche segreto o comunque le dava qualche dritta. E tra l'altro nella postfazione si parla di Ford come un critico letterario ma anche una sorta di scopritore di talenti, che aveva sempre, diciamo, un fiuto particolare per i giovani talenti scrittori. Per esempio, una cosa che ho notato e mi è piaciuta tantissimo è il fatto che ci fosse quasi sempre una corrispondenza tra un determinato scenario, un determinato ambiente che veniva raccontato e il sentire della protagonista, e quindi una sorta di commissione che si nota sulla pagina se ci presti attenzione, ma altrimenti è come un'impressione generale che ti suscitano le pagine e rendono più vivido anche quello che sta passando Maria, detta Mado, e in generale i sentimenti che lei prova e che ho provato anch'io in diverse parti, veramente, per il senso di impotenza, oppressione e quasi il non avere scampo, il sentirsi in gabbia e trovare però la propria libertà solo e soltanto nelle braccia di un uomo, che è qualcosa di veramente triste, onestamente. E il circondario, la Parigi, gli scenari, anche le stanze al chiuso, diciamo, anche, non lo so, dei piccoli dettagli, diciamo, sono tutti messi lì proprio per costruire e rendere meglio e veicolare meglio al lettore un determinato stato d'animo o una determinata sensazione. Secondo me questo è fatto molto bene, e non soltanto nello scenario, tra scenario e stati d'animo, ma anche tra, per esempio, il modo in cui vengono descritti determinati personaggi e il loro ruolo all'interno della storia. Quindi, per esempio, quando si vuole suscitare un senso di autorità nei confronti di determinati personaggi, vengono sempre descritti come molto fermi, come grandi, come possenti, no? E nello stesso tempo Heidler, il benefattore che poi diventa l'amante di Mado, è descritto in maniera duplice, perché è descritto come un uomo grande, come un uomo possente, ma nello stesso tempo è anche descritto come un porto sicuro e al contempo però anche come una figura opprimente. Quindi c'è sempre questo dualismo in Heidler, che passa dall'essere sicuro e confortante all'essere poi però anche una figura autoritaria, schiacciante. E nonostante in generale mi sia piaciuto comunque questo libro e mi sento di consigliarlo, ci sono però delle ingenuità che io ho riscontrato, soprattutto per la costruzione delle dinamiche, che non sono sempre chiarissime. Se da una parte riesco a comprendere, ma riesco a comprendere forse più per la mia esperienza, diciamo, del femminile, piuttosto che perché John Rhys l'abbia descritto
particolarmente bene che Mado è sempre attratta o comunque si innamora degli uomini che la fanno sentire sicura. In realtà quando poi lei si innamora di Heidler sembra tutto abbastanza repentino, nel senso che una pagina prima, giuro, forse anche una frase prima, lei lo trova ripugnante, inopportuno quando comincia a farle delle avance dopo averla accolta in casa. Un secondo dopo, quando lui gli, diciamo, le mostra e le trasmette questo senso di sicurezza, un secondo dopo lei è innamorata, tanto che io sono passata dal "oh mio Dio, è intrappolata e non sa come uscirne" al secondo dopo che sono rimasta un po' spiazzata quando mi sono resa conto che lei era convinta di amarlo. E questo è un po' un difetto che ho notato in tutto il libro, nel senso che non si riesce veramente a comprendere la direzione dei personaggi e soprattutto di Mado, che vabbè è la protagonista. A volte questa protagonista sembra fare delle scelte un po' alla cieca, e poi secondo me la cosa più il problema più grosso che ho trovato in questo libro è il fatto che, proprio perché è autobiografico, proprio perché quando si scrive di fatti che sono realmente accaduti serve una maturità e un distacco per raccontarne senza sporcare il testo letterario con le proprie emozioni e la propria esperienza, diciamo, emotiva, qui questo secondo me è problematico. È problematico perché secondo me noi non riusciamo bene a capire Mado, proprio perché Mado è Jarris, Mado è l'autrice, quindi lei sa perché Mado si comporta in un certo modo e lo spiattella sulla carta senza pensare di dover dare chissà quali spiegazioni o dover costruire, diciamo, un filo nel comportamento del suo personaggio, proprio perché appunto è lei, quindi lei comprende perché si comporta in un determinato modo. Nello stesso tempo Heidler è descritto come un bruto incurante, e probabilmente era un bruto incurante, ma proprio per la sua caratterizzazione, diciamo così, bidimensionale, risulta piatto, nel senso non risulta quasi poco credibile, non sembra un personaggio che riesce ad estrapolare dalla carta, rimane quello che è bidimensionale. E anche Lois molto spesso è descritta in modo molto crudele. E scusate, forse non l'ho detto, questo libro è in terza persona, ok? Quindi non è Mado che dà il suo punto di vista su quello che sta intorno a lei, perché quello è un modo molto facile, diciamo, anche di far trasparire il proprio pensiero, no? Perché a quel punto, se fosse stata Mado a dover scrivere, sarebbe stato molto semplice attribuire a Mado quella crudeltà o attribuire a Mado quella visione bidimensionale del proprio amante barra aguzzino, che poi ha questa duplice veste, che tra l'altro ho trovato molto interessante, però sempre dalla prospettiva di Mado. Questo però è in terza persona, e proprio per questo stona il fatto che ci sia così tanto giudizio, così tanto trasporto nello scrivere. E molto spesso, tra l'altro, Mado, per quanto la comprendiamo nella sua situazione, è di un'autocommiserazione, usa tanta di quell'autocommiserazione da sfiorare il fastidio, per quanto mi riguarda. Insomma, è un libro intimo, molto molto interessante su certi aspetti, che mi è piaciuto molto per certi aspetti, ma che però secondo me presenta anche diversi problemi e diversi limiti. Siccome però ci ho trovato dentro tantissime intuizioni a livello stilistico, a livello di costruzione appunto delle scene, a livello di costruzione dei personaggi, diciamo, e della presentazione al lettore dei personaggi, voglio comunque leggere la Jarris romanziera, diciamo, più matura. Quindi il prossimo libro che leggerò di Jarris sarà sicuramente Il grande mare dei Sargassi. Bene amici, però detto questo, io adesso vado a mangiare la mia cena che ho lasciato nel microonde. Adesso dovrei scegliere un'altra lettura, ma questo sarà oggetto del prossimo vlog sicuramente. Intanto, come sempre, grazie mille di essere arrivati fino a qui. Io spero tanto che questo video vi sia piaciuto e noi, come sempre, ci vediamo al prossimo. Ciao!